Lei ha parlato di popolazione anziana, diciamo, no? Della terza o quarta età potremmo definirla, perché l'età della vita, l'età media della vita delle persone si è allungata. Quindi lei ha parlato di tumore alla mammella e ha parlato di donne che sono nella fase di menopausa, Sì, giusto? post-menopausale. Postmenopausale. Sì. Ma ad esempio il tumore alla prostata, ci sarà anche una sperimentazione per quanto concerne il tumore della prostata? Questa è una prima domanda. Ma un'altra, Cioè, nel ci nostro istituto? Sì, farà quello che pensa di fare per quanto concerne donne a cui saranno somministrate delle sostanze per vedere cosa succede. Per la prostata sarà fatta la stessa cosa? E Sì, con sostanze di tipo naturale, quindi sicuro. saranno scelte un certo numero, un campione di uomini a quel Sì, punto sì. e che tipo di sostanze saranno utilizzate? Sostanze quali la soia o trattamento con vitamina D e quindi effettueremo anche Quindi lì. per la prostata, la soia, vitamina D, cos'altro è utile per... Dunque, come dicevo, esistono vari studi su queste sostanze naturali Sì. che condotti, diciamo, ingeriti per 1 o 2 anni riducono l'incidenza di tumore. Però, considerato che devono essere ingerite un grosso quantitativo di queste sostanze, si è visto che inducono anche alcuni effetti collaterali che a volte possono essere spiacevoli, per esempio grosse dosi di tè verde a lungo andare possono indurre dei grossi disturbi gastrointestinali. Quindi l'ideale della chemioprevenzione in questi casi è quello di cercare di ridurre i dosaggi di queste sostanze naturali, associarle con farmaci chemiopreventivi che già sono in utilizzo nei trial come l'aspirina o antinfiammatori o inibitori delle ciclossigenasi e quindi ridurre le dosi in entrambi i casi, sia degli antinfiammatori, di queste sostanze naturali, e quindi alla fine avere un cocktail ideale che non arreca dei grossi fastidi al paziente durante il trattamento e che dà dei buoni risultati. Bene, allora a proposito della scelta dei pazienti, Cristiana aveva qualche Sì. domanda da fare. Quali sono i criteri di scelta dei pazienti? Dunque, dipende dal tipo di studio. Per esempio, nel nostro caso si tratta di donne, nel caso del trattamento con la metformina o la vitamina D, si sceglie un campione di donne, come dicevo, che va dai 50 ai 74 anni, che non hanno avuto un trattamento ormonale, che non hanno avuto una pregressa neoplasia, che dà dosaggi sia di tipo ematologico sia ematico, hanno, diciamo, una buona clearance urinaria, insomma tutta una serie di criteri che abbiano degli alti livelli di testosterone, mentre non so, verranno esclusi, come dicevo, quelli che invece hanno il diabete o anche una terapia ormonale. Ecco. In questo caso, in altri casi saranno altri criteri, in ogni studio ci sono dei criteri diversi di inclusione, si chiamano di esclusione, Bene, in bene. base, insomma, alla Senta, fascia di popolazione interessata. l'utilizzo di questi farmaci, nell'utilizzo di questi c'è anche un rapporto tra costi e benefici? Dunque, è stato pubblicato un editoriale in una rivista americana dove ha paragonato la guerra della prevenzione simile alla guerra di prevenzione, la guerra condotta in Iraq. Nel senso, diceva in questo articolo, che la chemioprevenzione in una prima fase sembrerebbe che il costo e il beneficio, cioè i costi, siano elevati rispetto al beneficio che non è immediato. Certo. Però, nell'arco degli anni si vedrà che proprio l'unica strada da poter intraprendere per la lotta al tumore è proprio la chemioprevenzione, perché negli ultimi 20-30 anni c'è stato un approccio alla malattia neoplastica in parte errato. Cioè quello di considerare la malattia neoplastica non come una malattia genetica che è costituita,
perché, anche perché non vi erano tutte le conoscenze, da tutta una serie di step, da alterazioni geniche, alterazioni epigenetiche, instabilità genomica, eccetera. Ma considerata come una malattia semplicemente dovuta a un'alterazione della proliferazione. Quindi la si è aggredita sempre con questi farmaci citotossici, quali insomma i vari farmaci chemioterapici, che sì, aggrediscono il tumore, però venivano utilizzati senza che erano conosciuti a fondo quelli che erano i meccanismi. I meccanismi, certo. Quindi adesso, in questi ultimi anni, tutti i ricercatori ci stiamo un po' spostando verso una nuova visione della malattia cancro, come una malattia cronica dovuta anche all'invecchiamento della popolazione, considerando alcuni tipi di tumore molto diffusi che insorgono nella terza decade di vita. Non considerando invece i tumori giovanili o i tumori che occupano l'infanzia, eccetera. E quindi l'approccio preventivo che coinvolge, cioè che aggredisce il tumore prima della sua manifestazione clinica, costituisce forse l'unica via di soluzione del problema. Bene, senta, lei ha parlato, ci sarà questa popolazione appunto a cui verranno somministrati dei farmaci, diciamo, sì, fra virgolette, naturali, no? E ha parlato anche, quindi ci sarà un incremento di persone da analizzare. Sì. Ecco, presso l'IRE. Sì, come comunque mai saremo anche aiutati dagli altri centri di reclutamento. Come è possibile presso l'IRE fare una cosa del genere? Che cosa è successo presso questo centro che oggi credo che permette di poter dire che a Roma c'è un centro all'avanguardia? Sì, dunque nel nostro istituto verranno soprattutto analizzati quei campioni di pazienti che hanno, vista la natura anche del nostro istituto, che hanno una malattia conclamata. E come dicevo, il nostro istituto si è attrezzato con l'apertura dei nuovi laboratori di oncogenomica traslazionale, nella quale sarà possibile effettuare il profilo trascrizionale di tali pazienti, perché come ho già detto in un'intervista precedente, sì, nei vostri studi, a parità di profilo istologico, a volte ci troviamo di fronte, al letto del paziente, di fronte a due pazienti con CA con tumore della mammella che hanno uno stesso profilo istopatologico, però una risponde alla terapia e l'altra no. Certo. Questo è dovuto al fatto che hanno un diverso profilo genomico, ossia hanno una diversa fotografia molecolare, cioè sono attivati alcuni geni, inibiti altri geni, spenti altri geni, che fanno sì che quindi una paziente risponderà meglio alla terapia e purtroppo un'altra no. Quindi un nuovo indirizzo anche della terapia antineoplastica deve essere quella di conoscere un po' più l'aspetto molecolare del paziente e quindi effettuare di conseguenza poi una terapia più personalizzata. Bene, quindi possiamo dire che questi nuovi laboratori, insieme a, sì, a questi nuovi modi di approcciare alla malattia, sì, quali la chemioprevenzione, possono risultare un passo avanti nella lotta contro il, sì, cancro? Grazie anche alla collaborazione che stiamo avendo proprio entusiasta dei vari reparti di chirurgia e delle oncologie mediche.